lavorare appunto rode vuol dire quasi sempre da testo lavorare con Fedotic. Quasi sempre sono due personaggi che entrano, escono, lavorano in coppia. Lavorare su una coppia, che è una coppia appunto che rilancia, una coppia forse tendenzialmente comica, ci siamo detti in queste ultime prove. Come, che, dove senti che si può andare a lavorare questo qua? Cosa comporta? Cosa vuol dire a livello attoriale cercare di lavorare su una coppia comica? Quali strumenti, e magari strumenti di relazione, metti in atto, senti di cercare? Beh, posso parlare della una difficoltà, in questo momento mi viene una difficoltà, sicuramente è stata quella di entrare in risonanza, no, con l'altro attore, quindi non essendo comunque fortemente legati nella vita, trovare un canale di, appunto, di risonanza con l'altro attore. E questo è stato sicuramente una cosa che ho cercato di toccare e di sperimentare. Ma io sto cercando di lavorare sul contatto, proprio anche fisico, di Fedotic, perché in alcuni momenti è come se fossero l'unico corpo. Poi Fedotic ha la musica, ha qualcosa che già di suo lo porta a condividere, al divertimento, a provocare gli altri in qualcosa, in un'armonia. Rode un po' meno, ma sto lavorando anche sul ballo, sul divertimento più ampio. E quindi in alcuni momenti la vicinanza proprio fisica con Fedotic, sto lavorando perché sia proprio simbiotica. E anche scontrarmi certe volte con l'essere, diciamo, comico dell'altro, no? Quindi questo mischiare due comicità che probabilmente sono diverse, ma che appunto proprio perché diverse forse arricchiscono. Un tipo di ascolto ma ancora superiore rispetto a un compagno di scena con il quale mi posso relazionare, proprio una, soprattutto io rispetto a Fedotic, un attaccamento. Io a volte ho le braccia di Leo, le gambe, mi attacco molto. Quando Natasha ci fa spaventare un po' tutti, insomma, cerco conforto nel mio amico, ecco, l'amicizia, il calore dell'amicizia. Con Federico in passato c'è stato un periodo in cui ci frequentavamo molto e c'è stata anche una riscoperta in scena di quell'amicizia. Riconoscersi. Esattamente, sì, bravo. Riconoscersi in scena come eravamo, no? E quindi è stato interessante per quello. E quindi una condivisione di stato, cosa ci sta succedendo, cosa ci sta accadendo.